Ciao Davide, finalmente ti vedo. Altrettanto, come stai? Tutto Bene, 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 tu? bene, grazie, ti ringrazio. Ho Stavo avuto cercando. qualche problema di connessione, quindi non funzionava per questo, ma diciamo che abbiamo risolto, ecco. Ok, quindi stavo un attimo introducendo quello che era il tema, no? Di questa diretta, quindi come Sì. abbiamo anticipato ieri, no? L'importanza del ruolo dei carboidrati sia Certo. nutrizionalmente che dal punto di vista sportivo. Quindi nella tua attesa stavo facendo un po' da Introducendo il sì, stavo facendo un gruppo. po' da presentatore, ecco. Esatto. Guarda, io sono molto felice innanzitutto di fare questa diretta perché, visto lo hai già introdotto, è un argomento molto molto caro, come tu ben sai, no? Come mi Quindi hai non so, anticipato, sì. oltre al fatto ovviamente di conoscerti e fare la diretta con te, perché è sempre un piacere confrontarsi con i professionisti del settore che comunque ti completa, perché in un certo senso i nostri settori si completano. Assolutamente. Esatto. Oltre a questo, ovviamente, come ho già detto, l'argomento è abbastanza importante perché molti appunto lo sottovalutano e bisogna capire la giusta importanza e il giusto ruolo. Esatto, esattamente. Anche perché purtroppo, come per tanti altri aspetti legati al mondo della nutrizione e al mondo dello sport, girano tanti falsi miti da una parte, ma tanta anche, come dire, tanto fai da te, perché poi Bravo, questo è un bravo. grosso problema, no? Che secondo me accomuna questi due aspetti, le nostre due professioni, quindi sia il fai da te per ciò che riguarda tutto quello che è l'aspetto nutrizionale, alimentare, ma allo stesso tempo il fai da te per ciò che riguarda l'aspetto, sportivo, quindi del movimento. Esatto. Ma anche perché il fai da te, questo è un argomento che trattavo. Comunque, magari lo potremmo trattare, ecco, in un'altra diretta. Il fai da te è uno che ho trattato in un post dove ho detto che non bisogna mai fare questo errore, ma basarsi sempre su quello che è il supporto di un nutrizionista o di un dietista, ovviamente nel mio caso, o comunque di un Certo. esperto nel modo generico, ecco. Questo presumo che anche tu condividi, no? Assolutamente, assolutamente, perché purtroppo, siccome sono due aspetti che fanno parte della nostra quotidianità, sia quello del movimento e della nutrizione, poca gente riesce però a dargli quella giusta importanza e a capire che effettivamente un'alimentazione controllata e poi uno stile di vita salutare, ma fatti in maniera corretta, ci permettono poi di ottenere molti più risultati rispetto a quello che poi sono tutti i disastri che accadono quando uno Esatto. prende e decide di fare le cose per conto proprio. Quindi Esatto. da questo punto di vista mi trovi assolutamente d'accordo. E vorrei aggiungere anche sempre meglio, diciamo sempre meglio prima che tardi, nel senso, magari se quella volta si è seguito un percorso comunque da soli, si è fatto questo errore, comunque non ci si deve mai vergognare e non è mai tardi per rivolgersi a un professionista. No, Ecco. assolutamente. Per fortuna, l'unica cosa che io dico per cui non c'è rimedio è la morte, per tutto il resto, cioè, c'è rimedio, insomma. Boh, per non metterla Esatto. così drastica, però è sempre il momento giusto per cominciare a cambiare Esatto, la propria vita. Che dici? Cominciamo a trattare, a parlare? iniziamo, Allora. iniziamo, iniziamo. Innanzitutto saluto tutti, ovviamente, che non ho ancora salutato. Ci siamo salutati tra noi. Saluto tutti i partecipanti di questa diretta. Anche Hai già io. introdotto il discorso, non so se vuoi introdurlo magari per chi non c'era. No, se vuoi possiamo partire direttamente con quella che è la tua parte, quindi quello che è l'aspetto, l'importanza del carboidrato e poi magari eventualmente integriamo e vediamo un attimo come procede. Andiamo a braccio, va, facciamo una cosa Va molto informale. bene, Quindi. va bene, va bene, perfetto. Allora, innanzitutto ripeto di nuovo, saluto tutti. Nulla, io sono un dietista nutrizionista, quindi mi occupo del settore nutrizione, ovviamente alimentazione. Per dietista, ovviamente già voglio sfatare questo mito. Non vuol dire che si occupa del settore dimagrimento, ma si occupa del settore alimentazione, come ho detto, che vuol dire tutto quello che riguarda l'alimentazione, che potrebbe essere ovviamente mettere peso,
dimagrimento o nelle varie patologie e così via. Questo tenevo nello specificare perché ovviamente molti confondono questa cosa. E nulla, allora, come introdotto il mio amico, ovviamente oggi parleremo di carboidrati. E per carboidrati io vorrei assolutamente parlare dal punto di vista ovviamente nutrizionale. Allora, che cosa sono i carboidrati? Inizierei con il dire questo. I carboidrati sono dei macronutrienti, ovviamente come tutti i macronutrienti e i micronutrienti, diciamo che sono fondamentali nel nostro corpo, soprattutto a livello per le nostre funzioni vitali, ma anche per il nostro organismo generico. In particolare, secondo me, i carboidrati, ognuno ovviamente ha il suo parere, i carboidrati, a mio avviso, sono tra i più importanti, se non i principali, direi. Perché? Semplicemente per diciamo, un discorso molto semplice, perché i carboidrati hanno la funzione di energia, quindi la funzione energetica. Come tale, è ovvio che il nostro organismo, per andare avanti, per le proprie funzioni, quindi per potersi muovere, per svolgere le proprie attività giornaliere, anche quelle basiche, quelle di base, serve, diciamo, energia, serve un apporto energetico, quindi servono i carboidrati. Come tale, ovviamente sono necessari, come dicevo io, secondo me, diciamo, quelli fondamentali. Immaginate come se il nostro corpo fosse questo ovviamente lo condivido in pieno perché lo si dimostra soprattutto in attività fisica, come se il corpo fosse una macchina. Una macchina perfetta, perché in effetti così è, il nostro organismo è una macchina perfetta perché diciamo ha tutti i nutrienti di cui ha bisogno nelle giuste porzioni e giuste parti. E immaginate come se fosse una macchina. La macchina che cosa, diciamo, di che cosa ha bisogno per poter camminare e muoversi? Ha bisogno della benzina. Ecco. Perché dicevo che è la parte più importante del nostro corpo? Perché qual è la benzina della nostra macchina, del nostro organismo? È appunto il glucosio. Questo glucosio ovviamente è molto importante, soprattutto la benzina del cervello, quindi il glucosio, i carboidrati, gli zuccheri, sono molto importanti appunto per le funzioni vitali, proprio per questo motivo, perché sono la benzina del nostro organismo, quindi del nostro sistema, i nostri movimenti e così via. Giusto, condividi questo, presumo, questo. Assolutamente. Vorrei dire questo, perché magari tu così me lo puoi spiegare meglio, perché poi il problema, secondo me, è che tutti demonizzano, cioè nella maggior parte dei casi, poi in realtà poi negli ultimi anni, fortunatamente le cose un po' credo stiano anche cambiando, anche la consapevolezza, però tutti demonizzano il carboidrato come se fosse effettivamente il responsabile di quello che poi è un processo di aumento del peso. Quando invece in realtà, e questo forse magari tu lo puoi spiegare meglio, il problema è da una parte la quantità, il tipo di Sì. carboidrato, ma soprattutto anche quello che c'è dietro, perché non è che il carboidrato in sé è deleterio, che forse magari l'abuso potrebbe risultare tale, ma come potrebbe essere un abuso di qualsiasi cosa, ecco. Esatto. Guarda, spiego subito questo tuo concetto. L'errore sta tutto non nel carboidrato, come tu hai preannunciato, ma nella quantità. Ma come nella quantità del carboidrato, anche la quantità di altro, perché non è il carboidrato in sé a far ingrassare o ingrossare quella persona, ma e non è così, non esiste completamente, è la quantità di quell'alimento. Se si abusa di un qualcosa, è ovvio che si va ad aumentare il peso, ma potrebbe anche essere così con i grassi, come con le proteine e così via. Cioè si aumenta, si sorpassa, ecco, la quota calorica del proprio fabbisogno giornaliero. Questo è il concetto. E vorrei infatti dire che, rilacciandomi a quello che ho detto io, proprio dicendo che il carboidrato è fondamentale, infatti, dimostrano gli studi che in una dieta equilibrata
in un organismo sano, in un soggetto sano, il carboidrato deve essere intorno al 45-60% in una dieta giornaliera. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che non bisogna eliminarlo appunto per dimagrire e che soprattutto non fa ingrassare, mi riallaccio a quello che mi hai appunto posto come domanda, e soprattutto a quello che ho detto io, ovvero che è fondamentale perché appunto i numeri dicono questo, dal 45 al 60% il carboidrato occupa il fabbisogno giornaliero della nostra dieta, quindi è anche il più importante non solo perché è la benzina del nostro cervello, del nostro corpo, ma anche perché è il nutriente più, diciamo, presente. E quindi da questo punto di vista è ovvio, se potrei anche dire una cosa, è ovvio che se una persona all'impatto elimina il carboidrato, qual è il primo effetto che tutti ovviamente notano? Il primo effetto è quello della, ovviamente, la mancanza di forze, potrebbe poi venire, ma è quella della perdita di peso. Perché? Perché è ovvio, stai levando l'elemento, diciamo, primario, quello che è più presente, ma ciò non vuol dire che è corretto, perché nello stesso tempo in cui si sta eliminando il carboidrato, si stanno anche causando dei problemi al proprio organismo. Certo. Questi problemi al proprio organismo, ad esempio, sono che cosa? Diciamo il catabolismo anche degli altri macronutrienti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il corpo, in assenza di carboidrati, ed è quello che molti dovrebbero capire, in assenza di carboidrati attua il piano B. Il piano B, che è quello che in che cosa consiste? Consiste nella formazione dei corpi chetonici che intervengono, sarebbero quella forma di difesa dell'organismo, per questo chiamato piano B. In mancanza di forze, di energie necessarie, quindi di carboidrati, le energie vengono prese dai grassi. Infatti, ovviamente c'è un detto che tu benissimo conosci, che i grassi stanno alla fiammella dei carboidrati, no? Assolutamente, anche perché hanno un metabolismo molto ricco ma abbastanza lento, quindi di conseguenza, cioè, re rendono tanto ma efficienza bassa rispetto a quella che Esatto. potrebbe essere l'efficienza del carboidrato, invece, che è, no, che sarebbe, che è l'efficienza del carboidrato. Esatto. Bravissimo, quindi bisogna capire che sì, da un lato i carboidrati eliminandoli potrebbe esserci una riduzione di peso più veloce, senza dubbio, ma è anche vero che questo avviene solo perché si è tolto l'elemento principale e che questo comporta dei danni al proprio organismo. E poi è fondamentale capire appunto che per questo, solo per quello che ho detto, cioè dal 45 al 60% è l'elemento principale, ovviamente. E da questo sono nati tutti i falsi miti, perché giustamente le persone vedendo che programma di allenamento, perché è ovvio che il carboidrato, come dicevi te, anticipavi te, è la fonte di energia principale, soprattutto quella più efficiente, che ci permette di poter avere energia nel breve termine, che poi è quello che serve nell'allenamento, no? Quindi è normale che se tu decidi di intraprendere un percorso di cambiamento della tua vita, perché poi è un percorso di cambiamento e tu devi considerare tutti gli aspetti e cercare di ottimizzarli al massimo. È normale che se io non riesco ad allenarmi come vorrei, come dovrei, perché mi mancano le energie, di conseguenza poi tutti quelli che potrebbero essere i risultati, gli effetti positivi dell'allenamento vanno a perdersi, perché magari qualcuno mi ha detto che devo togliere completamente i carboidrati. Quindi Esatto. importante, secondo me, fare informazione corretta, ma soprattutto la gente deve anche un po' interrogarsi su quello che effettivamente è vero. E qua, ovviamente, ritorniamo al discorso che bisognerebbe affidarsi a Ad un qualcuno, a un professionista. professionista. Perché per l'appunto, ecco, la gente dovrebbe chiedersi non solo quali sono gli effetti immediati, che era quello che dicevamo, ma quali sono gli effetti nel tempo. E sono quelli che ho spiegati. È vero che il corpo, ovviamente, perché il carboidrato è la fonte principale, è vero che il corpo, ovviamente, eliminando la fonte principale, ha un dimagrimento istantaneo,
ma nel tempo questo comporta, lo dico di nuovo per chi non, magari non ci seguiva prima, comporta una serie di danni, tra i quali potrebbe anche esserci il, che cosa? Il andare a toccare la quota, ovviamente, dei lipidi che stanno alla fiammella, ma soprattutto che cosa avviene? Avviene un diciamo catabolismo proteico, nel senso che si potrebbe anche in mancanza di energie toccare la quota proteica di quella persona. Quindi in realtà quando la persona va ad eliminare i carboidrati a lungo termine, parliamo ovviamente perché se in pochissimi giorni, 2-3, comunque non potrebbe accadere chissà che, ma a lungo termine accade che si potrebbe andare anche a toccare la quota di altri macronutrienti come i lipidi, ma soprattutto le proteine. Quindi in realtà quella persona sì, sta perdendo peso, ma sta anche distruggendo il suo muscolo. Esatto. E questo mi fa riflettere sul fatto che poi in realtà vai a fare un lavoro controproducente, perché ovviamente Esatto. andando a lavorare sulla Sempre. perdita di massa magra, di massa muscolare, tu in realtà ti stai autodistruggendo, perché vai a distruggere quello che è il tuo metabolismo energetico e basale, no? Quindi alla fine in realtà Bravo. è un'arma a doppio taglio, perché tu diciamo, riscontro sul breve termine, vai in realtà a crearti molti più danni sul lungo termine. Infatti, è quello che almeno a me, nella mia pratica diciamo, la professionista del movimento, mi è capitato di osservare, è che tanta gente che opta per queste strategie, nel momento in cui smette di allenarsi e ritorna a mangiare in maniera un pochino più così balorda, perde tutti quei risultati che ho ottenuto. Esatto, Ovviamente. ma anche perché, come tu dicevi, eliminare i carboidrati è un'arma a doppio taglio, perché magari quell'individuo che pensa magari, ok, elimino per dimagrire, nello stesso tempo attua un catabolismo proteico inconsapevole di questo, e quindi magari lui si andrà ad allenare, si allenerà, ma nello stesso tempo vedrà che non otterrà risultati, perché Esatto. innanzitutto non avrà energie per sollevare determinati. Ma soprattutto nello stesso tempo in cui vai in palestra per sviluppare la propria massa muscolare, ovviamente nello stesso tempo la sta distruggendo proprio perché ha eliminato i carboidrati. Quindi va per costruire, ma in realtà non ottiene nulla perché nello stesso tempo distrugge. Allora, aspetta, Sebastiano, ci hanno fatto una domanda che potrebbe essere interessante, che dice: chi soffre di diabete tipo 2 è vero che non può assolutamente toccare le patate. Quindi chiedo a te di rispondere a questa domanda, se ti va, visto che comunque. Allora, sì, rispondo assolutamente. Allora, la risposta è assolutamente no. Chi soffre di diabete mellito tipo 2, ovvero spesso, ovviamente non è, parliamo non del tipo 1 che vuol dire un proprio problema a livello del pancreas, quindi non genetico, ovviamente, ma soprattutto legato all'alimentazione, quindi insulino indipendente. Non bisogna eliminare assolutamente, diciamo, nessun alimento se non attenzionare più gli zuccheri. Gli zuccheri si intende, ad esempio, ovviamente cercare di eliminarli se è possibile, il più possibile, scusate il gioco di parole, ma mi baserei più sullo zucchero bianco, su ad esempio le bevande gassate. E così via, ma non si tratta sicuramente di patate, perché spiego subito: le patate, non sono zuccheri, le patate sono carboidrati complessi, ovvero l'80% di essi, diciamo che, sono formati per l'80% di essi da carboidrati complessi. Quindi non è assolutamente così, come la pasta, come il riso. Come qualsiasi altro carboidrato complesso possono essere assunti. Quello che dicevamo all'inizio, il concetto si basa proprio sulla forma delle quantità. Quindi, per sapere le quantità, ed è qui il bello, viene qui il bello. Ok, ma quindi quant'è la quantità che posso assumere? Per sapere le giuste quantità, o siete esperti di nutrizione, quindi pertanto vi calcolate un X piano alimentare, o vi dovete basare. Diciamo
sotto consiglio di un esperto su quello che vi dice, quindi la grammatura dovete farvi seguire da un esperto. Quindi la mia risposta è assolutamente no. Le patate sono consentite. Mi attacco a te, visto che è uscito fuori il diabete tipo 2, che è un tema che a me è molto caro. Vorrei ricordare a tutti quanti che il diabete tipo 2, essendo una malattia multifattoriale, può tranquillamente essere contrastata anche e soprattutto con l'allenamento. Quindi non è che batto, cioè il discorso è sempre lo stesso: non esistono a priori alimenti dannosi o alimenti miracolosi. Tutto deve essere inserito all'interno di un contesto a 360 gradi, perché l'attività fisica, per esempio, può essere molto, molto d'aiuto per gestire anche quello che è la glicemia e quindi tutto quello che poi è legato al diabete. Allora, Giuliano ci fa un'altra domanda che dice che invece a lui, al padre, gliel'hanno vietata, che il padre è diabetico e al centro diabetico gliel'hanno vietata. Puoi spiegare eventualmente il perché di questa cosa? Ripeto quello che ho detto, sicuramente il fatto di vietare un qualcosa, anche se sia, ovviamente poi dipende anche dalla condizione, se è un diabete molto grave, in uno stadio molto avanzato, lì si fanno più delle restrizioni. Ma comunque se nella normalità, cioè una qualsiasi persona X che ha il diabete mellito tipo 2, non in uno stato avanzato o grave, ripeto, non devono essere vietati alimenti in particolare se non gli zuccheri, tra virgolette, derivati da alimenti cattivi. Oppure, soprattutto, la cosa che si deve comunque limitare è lo zucchero bianco, perché potrebbe far schizzare la glicemia, diciamo, e farla aumentare notevolmente. E quindi questa si deve tenere sotto controllo. Ma le patate. Non capisco il motivo per il quale a suo padre, se non erro, ha scritto, Sì. l'hanno comunque, ecco, l'hanno comunque vietata perché non è neanche uno zucchero, è comunque un carboidrato complesso, come la pasta e come il riso. È come se a tuo padre avessero vietato di mangiare il riso. E chi ha il diabete, e faccio un piccolo esempio, ovviamente sì, l'indice glicemico varia, senza dubbio, ma chi ha il diabete non è che non può mangiare il riso o non può mangiare pasta. Lo mangia, anzi, è consigliato mangiarlo integrale perché poi comunque le fibre smorzano, nell'integrale sono contenute le fibre, smorzano la risposta glicemica. Poi comunque ovviamente questo è così, ci sono tante filosofie dietro, no? Di studi, di pensieri, quindi magari ci sono persone che applicano un altro tipo di filosofia e quindi in quel caso poi va a vedere anche che tipo di ragionamento seguono queste persone. Invece sempre Sorridente ci fa un'altra domanda alla quale se non ti dispiace rispondo io, se per te, che dice qual è la differenza tra diabete tipo 1 e tipo 2 che un po' già l'hai accennata, però insomma fondamentalmente per essere molto molto stringenti il diabete di tipo 1 ha origine autoimmune, quindi fondamentalmente ha origine genetica ed è causata da una distruzione delle cellule responsabili della secrezione di pancreas, quindi in realtà se ti prende il diabete di tipo 1 è perché ereditariamente è predisposta ad averlo. Il diabete di tipo 2 invece è un diabete molto più causato dallo stile di vita, principalmente da fattori che creano uno stato di insulinoresistenza, quindi in primo luogo l'obesità e la sedentarietà. Spesso è Quindi, associato a obesità, sì. esatto. Quindi il diabete di tipo 2, sebbene abbia anch'esso una qualche componente genetica, perché altrimenti tutti gli obesi o le persone sovrappeso avrebbero il diabete, però in realtà il diabete di tipo 2 è molto più prevedibile perché si può attraverso un'alimentazione corretta e un'attività fisica adeguata evitare di sviluppare quei fattori di rischio che ci portano poi all'insorgenza del E non diabete. solo, direi, non solo è più prevedibile, ma è anche più, tra virgolette, permettimi il termine, più curabile. Trattabile, certo. Nel senso che dipende ovviamente poi sempre dalla gravità, ma in linea di massima, regolando l'alimentazione, facendosi seguire da un professionista, in questo caso nutrizionista o dietista, come nel mio caso, biologo, nutrizionista. Regolando l'alimentazione, si dovrebbe anche regolarizzare il tutto con il diabete, mentre il primo, ovviamente, come ha detto, è legato alla distruzione comunque delle cellule beta. Quindi fa di insulina nel diabete tipo 1.
Nel senso, devi farti, comunque devi assumere insulina perché non riesci a produrla. Esatto, insulino dipendente. Ci fa questa domanda sempre sorridente, dice: quindi se una persona soffre di diabete di tipo 2, se mangia sano e fa sport può guarire? Diciamo che Rispondo. guarire non dipende, dipende a che punto prendi il diabete, perché magari lo prendi in una forma molto precoce, quindi puoi evitare tutte le complicazioni. Sicuramente quello che puoi fare è contrastarlo in maniera efficace, magari ritardare le complicazioni del Esatto. diabete. Però Diciamo guarire sì, guarire del tutto no, perché non si guarisce del tutto, possiamo dire, ma ridurre al massimo sì. Si potrebbe benissimo controllare chi è diabetico di tipo 2, chi è diabetico di tipo 1, idem, ma ovviamente bisogna stare molto più attenti perché lì appunto è un difetto genetico del proprio pancreas che già abbiamo spiegato, no? esatto, diciamo che anche perché nel diabete di tipo 2 ci sono tutti dei fattori che ci permettono di conoscere a priori una condizione di insulinoresistenza o comunque di predisposizione a una possibile insorgenza, che in quel caso l'attività fisica e l'alimentazione possono andare a contrastare. Quindi un conto è Esatto. che hai già il diabete conclamato, per cui il tuo pancreas è in qualche modo, come dire, compromesso. Un conto è che Sì. tu hai tutte quelle forme di prediabete dove invece magari l'attività fisica e l'alimentazione possono evitare che tu vada poi a sviluppare il diabete. E Quindi il c'è. tuo pancreas non è compromesso, quindi Esatto. comunque funziona in modo corretto, ma sei tu che se ti dovesse venire il diabete hai, diciamo, fatto sì che ti venisse inconsapevolmente, magari con l'obesità, magari con poi ovviamente ci sono anche predisposizioni genetiche, un fattore di familiarità, ma questi sono altri discorsi, potrebbe anche venire con questo. Quindi dipende, ma io direi che il diabete di tipo 2 non è, rispondendo alla domanda, non è guaribile, ma è, diciamo, si potrebbero ridurre i sintomi, Esatto. diciamo al massimale, cioè al 90%, se ben preso, se ben seguiti e ovviamente se si segue tutta la lettera. Certo è che chi soffre di diabete a maggior ragione rispetto a una persona in salute dovrebbe assolutamente considerare un cambiamento del proprio stile di vita che sia il più possibile duraturo. Quindi poi, che nel momento in cui si hanno i primi sintomi o comunque si ha l'idea che potrebbe esserci il diabete, bisogna fare una scelta di vita, perché diventa una scelta di vita, Certo. e prendere il toro per le corna e dire: ok, devo cambiare il mio stile di vita Prevedere. perché forse riesco a risolvere il problema in maniera migliore rispetto a quello di assumere farmaci, perché poi in realtà, e questo, se mi permetti di dirlo, lo dico, uno buono stile alimentare, un buono stile di vita permette anche di ridurre al massimo l'assunzione di farmaci contro il diabete tipo 2. Di prevenire questo effetto farmacologico che porterebbe comunque a una sorta di riduzione della sintomatologia. Certo, se una persona ha un corretto stile di vita, è ovvio che può prevenire quelle che sono i sintomi, le complicanze, o meglio, ridurre i sintomi, prevenire le complicanze, prevenire la terapia farmacologica. Quello che molti oggi, purtroppo mi dispiace dirlo, non capiscono e pertanto diciamo che si cullano su questo e poi sono costretti a rifugiarsi nei farmaci, nell'insulina magari e così via. E certo, tutti quegli insulinomimetici. Allora, sempre sorridente, che mi fa piacere, sta partecipando attivamente a questa domanda, che questa è un po' più difficile, almeno per me, non lo so se dice: allora, l'insulinoresistenza può incidere sull'infertilità o comunque creare problematiche legate al ciclo mestruale? Ora, questa è già una domanda un pochino più articolata, non so se tu sai dare una risposta più Allora, specifica. diciamo che non ci sono studi scientifici che dicono di sì, quindi già questa è la risposta. Sicuramente aumentando le problematiche legato a insulino resistenza, ma questa è una conseguenza. L'insulino resistenza ovviamente non ben curata, quindi dovuto magari a una iperglicemia perché porta ad essa, ovviamente perché in mancanza o meglio con la resistenza dell'insulina, diciamo che la glicemia
tende sempre a tenersi alta se non ben curata, quindi attraverso magari ipoglicemizzanti orali e così via, potrebbero poi comportarsi altre complicanze, ma non, diciamo, non ci sono studi sulla fertilità. Legata alla Questo fertilità. Sì, è diciamo che questa esatto. forse è una domanda un pochino più da endocrinologo, ecco, un po' più specifica. Sì, Però io su. posso dire che non ci so, ma un endocrinologo sicuramente potrebbe rispondere anche sul fattore fertilità nello specifico, il perché. Certo. Quindi diciamo che cerchiamo di dare qualche consiglio pratico a chi ci sta ascoltando. Quindi, quali A devono livello di essere? allenamento, magari, se vuoi sport. Sì, a livello, diciamo, di quello che bisogna fare per ottenere dei risultati in termini magari di, da una parte, non mi piace chiamarlo dimagrimento, ma di ricomposizione corporea. Quindi sia Bravissimo. sull'aspetto nutrizionale, magari potremmo iniziare dicendo quali sono gli accorgimenti da prendere sull'aspetto nutrizionale per ottenere una buona ricomposizione corporea e magari poi lo integriamo su quelli che potrebbero essere dei consigli per i tipi di attività da svolgere. Benissimo, allora il primo consiglio che mi verrebbe di dare assolutamente sui carboidrati è quello che ho preannunciato e che ho detto quindi in precedenza in questa diretta, ovvero non fate mai l'errore di eliminare i carboidrati dalla vostra dieta, poiché questi sono la fonte della vostra energia, cioè sono la vostra benzina. Il glucosio è la benzina del cervello, come ho già detto, quindi sono fondamentali. Ricordate sempre che devono essere, appunto, devono andare da una percentuale in linea generica del 45-60%. In una dieta equilibrata parliamo di un soggetto sano. Quindi già questo è il primo consiglio, non eliminate i carboidrati, poiché poi potrebbero, non so, sono fondamentali, ma potrebbero anche esserci delle problematiche a livello ovviamente corporeo, cioè parliamo dell'organismo, parliamo ad esempio di andare a intaccare poi quelle che sono le quote energetiche dei lipidi o delle quote energetiche delle proteine, quindi il catabolismo proteico. Questo è il primo che mi verrebbe di dare. Okay. Per quanto riguarda l'attività sportiva, e rispondo anche alla domanda che ci fa sempre sorridente, allora diciamo che sicuramente la frequenza indicata dipende da quello che è l'obiettivo, ma diamo un minimo di 2 volte a settimana, una trentina di minuti. Diciamo che le linee guida ci dicono 3 volte a settimana, 20 minuti. Anche di camminata è sufficiente, poi è ovvio che dipende qual è l'obiettivo. Sicuramente mi sento di dire che fare attività fisica per meno di 2 volte alla settimana non porta a tutti questi grandi risultati. Per quanto riguarda il tipo di attività che bisognerebbe fare in combinazione con un giusto stile alimentare, un errore che spesso si tende a fare è quello di concentrarsi solo e esclusivamente sull'attività cardiovascolare. Quindi, per esempio, il jogging, quindi, per esempio, ciao Frank, quindi, per esempio, l'attività di endurance molto estensiva, andando a Sì. tralasciare altre tipologie di attività che invece hanno un impatto migliore su quello che è poi la composizione corporea. Mi viene, per esempio, da pensare al semplice sollevamento pesi, che comunque va ad agire sull'aspetto muscolare, come anche tipi di attività intervallate, quindi allenamenti funzionali, cross training, eccetera, eccetera. Esatto. Aspetta, rispondo a questa ragazza. E solo camminare aiuta, è meglio di niente, è meglio di niente, sicuramente. Cioè, sì, Ma diciamo, ma il si tuo potrebbe fare meglio, ma si potrebbe fare meglio. Certo è che se hai l'unica possibilità che tu hai di fare attività sportiva è camminare. Ti consiglio intanto di iniziare a fare quel tipo di attività e poi eventualmente integrare. Ovviamente non esiste una ricetta universale né dal punto di vista alimentare né dal punto di vista motorio per quelli che sono poi gli Vorrei obiettivi. anche, scusami se ti interrompo, vorrei anche permettermi di dire questa cosa a chi ti ha posto questa domanda, che è abbastanza importante. Diciamo che la sua domanda è abbastanza singolare, cioè nel senso, solo camminare aiuta? Dipende perché cosa, cioè dipende per qual è il suo obiettivo. Ovviamente aiuta in modo generico
per l'organismo, e questo chiunque lo sa. Ma se la sua domanda è aiuta per questo tipo di obiettivo che io ho, dipende, nel senso che se una persona vuole fare una ricomposizione corporea, diciamo che dovrebbe, come hai già detto, anche fare anaerobica, oltre che il solo fitness aerobica, quindi camminare e così via, perché questo comunque lo puoi insegnare tu. La camminata serve comunque sia sì a bruciare calorie, ma quello che ti va a formare il fisico, a ricomporlo, eccetera, comunque è più la ristrutturazione con sollevamento pesi in generale del corpo, spalle, braccia e così via, quindi non solo la camminata. Ok, allora abbiamo un po' di domande, quindi bene, sono contento di questa cosa. Allora, se ti dico questa qua di Cami Roma 93, che è più indicata per te, poi vado a rispondere alle altre ragazze. Camilla dice: ciao, quindi allenarsi a digiuno e poi subito dopo reintegrare tutti i macronutrienti è sbagliato? Scusami perché la sto cercando e non la vedo. Dice, quindi Allora. allenarsi a digiuno e poi subito dopo reintegrare i nutrienti è sbagliato? Assolutamente sì, è ovvia la risposta e dico perché. Perché la risposta sta nella domanda, come spesso accade, nel senso, allenarsi a digiuno, ecco già dov'è l'errore. Non bisogna mai allenarsi a digiuno. Perché? Perché, come ho già detto, prima dell'allenamento serve una fonte principale, che è l'argomento della nostra diretta, ovvero servono le energie, quindi la quota energetica che bisogna poi sfruttare nell'allenamento. Quindi prima di allenarsi bisogna comunque prendere una fonte energetica da qualcosa, quindi mai a digiuno. Ok, rispondo alle altre due ragazze che mi chiedevano il fatto anche se fosse sufficiente o comunque buono camminare 8-10 km al giorno e un'altra riguardo lo step. Allora, tutti questi tipi di attività sono attività che principalmente vanno a sollecitare l'apparato cardiovascolare. Che vuol dire? Vuol dire che comunque ci permettono di avere un buon consumo calorico, sicuramente migliore nel breve termine rispetto a quello che potrebbe essere un allenamento di sala pesi fatto, che ne so, con le metodiche classiche, però principalmente lavora sull'apparato cardiovascolare. Quindi fare per esempio 8-10 km al giorno va bene se il vostro obiettivo è quello di mantenere efficiente l'apparato cardiovascolare, quindi il cuore e tutto il sistema circolatorio. Se il vostro obiettivo è la... Dimmi, dimmi. No, dicevo, o appunto se quello che ho detto io prima, se è solamente quello del dimagrimento, ma senza ricomposizione corporea, nel senso senza Esatto, modellare il proprio corpo. vai a perdere peso perché ovviamente aumenti il consumo calorico, però se il vostro obiettivo invece è quello di andare a fare una buona costruzione muscolare, quindi riprendere le forme, un buon tono muscolare, esatto, è necessario integrare, non per forza fare, scusa, ma integrare qualche esercizio di potenziamento o a corpo libero o con i sovraccarichi, perché comunque quelli sono i modi migliori per lavorare sul tono muscolare. Quindi non è che... Vorrei aggiungere, perché magari molte persone potrebbero anche pensare, ma quindi io devo fare per forza necessariamente pesi? No, perché non stiamo dicendo che bisogna sollevare necessariamente pesi, perché magari c'è quella persona che non gli Non va a vuole. alzare pesi, eccetera. No, potrebbe anche fare, come ha già detto lui, corpo libero, che non vuol dire necessariamente con i pesi. Potrebbe anche essere, questo lo puoi dire tu, a livello di trazioni, a livello di flessioni, a livello di esercizi e così via, ma questo puoi dirlo tu. Sì, tutto ciò che comunque va a stimolare il sistema muscolare, no? Quindi l'apparato locomotore, quindi può essere anche uno squat a corpo libero, degli affondi, degli addominali, cioè comunque un Esatto. lavoro che non sia aerobico nel vero senso della parola, ma che sia invece di potenziamento. L'ideale, anche in base a quella che è la mia esperienza, è quello di riuscire a mixare le due cose, per esempio con gli interval training o con il cross training, il CrossFit, perché in quel caso lavoriamo sull'apparato cardiovascolare, quindi consumando tante calorie, perché poi l'attività aerobica, siccome muove masse muscolari più grandi, di conseguenza ci fa bruciare di più rispetto Grazie. all'allenamento localizzato.
però sollevando pesi. Quindi in quel caso, con gli allenamenti misti, riuscite anche a lavorare contemporaneamente sul consumo calorico, ma sul potenziamento muscolare. Quindi è proprio una Esatto, combo ottimale. esatto. E vorrei specificare una cosa perché è importante capire anche questo. Una persona, se vuole dimagrire o vuole dimagrire e modellare, cioè vuol dire ricomposizione corporea, cioè togliere grasso e mettere massa magra, rimodellare non vuol dire diventare un bodybuilder, ma vuol dire ovviamente modellare il proprio corpo, raggiungere la forma perfetta, che poi la perfezione non esiste. È importante che capisca questo, ovvero, quindi vuol dire che quello che mi state dicendo voi, facendo come dite voi, ovviamente io raggiungerò il mio obiettivo. No, nel senso che se metti anche il tuo impegno e ti fai seguire anche dal punto di vista nutrizionale o comunque assumi un'alimentazione sana, allora potresti riuscire, anzi riuscirai sicuramente, ma se quella persona, ed è importante capire questo, se quella persona fa X allenamento, tot ore al giorno, eccetera, eccetera, insomma, fa tutto perfetto lì e poi arriva a casa e mangia male, è come se non avesse fatto nulla, quindi è importante anche questo capire. Esatto, poi considerate che cioè, noi parliamo di processo a lungo termine, quindi non è che mo da domani arrivate e pensate che in 2 settimane cambia qualcosa, cioè questi sono percorsi che si Costante. cominciano e poi idealmente andrebbero portati avanti a vita natural durante, perché comunque cioè, si può sempre migliorare, ma è un momento per tornare indietro, insomma, quindi questo non dovrà accadere. Potere, rispondo a Anirbus 1974, si può ottenere dei risultati anche facendo esercizi a casa. Certo. Assolutamente, se avete comunque dietro qualcuno che vi dà dei consigli mirati, si possono ottenere dei risultati anche a corpo libero. Assolutamente. L'importante, almeno questa è la mia filosofia per quel che riguarda il mio aspetto, è che voi vi muoviate. Poi come e quanto, quello dipende da voi. Cioè, è ovvio che più vi muovete, e più intenso è l'allenamento, e prima arriveranno i risultati. Però mi rendo Esatto. conto che questo deve essere anche compatibile con tutti gli altri aspetti della propria vita, quindi lavoro, famiglia. Se siete seguiti sia da un punto di vista, voglio incoraggiare ancora di più questa ragazza, se siete seguiti,